Alleluia, Signore, grazie per questa serata, grazie per quello che tu farai, grazie per come tu ti muoverai, perché la tua potenza e la tua unzione sono in questo luogo. C'è un popolo, Signore, davanti a te, c'è una parte della tua chiesa e questa è una parte del tuo cuore. E noi ti ringraziamo questa sera. Signore, grazie per come tu parlerai, per come tu toccherai ancora di più le nostre vite, Signore. Dai a noi abilità nel saper ascoltare. Dai a noi unzione nel saper aprire il nostro cuore e ricevere questa parola che viene da te, Signore, perché la tua parola è unta ed è benedetta. Grazie, Signore, perché miracoli, Signore, accadono sulla tua chiesa. Il tuo corpo è rivestito di miracoli, Signore. La tua chiesa è ripiena di miracoli, Signore. Miracoli di guarigione. Miracoli di liberazione, il grande miracolo della salvezza questa sera in questo luogo. E noi ti benediciamo, Padre, dal profondo dei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Diciamolo forte. Amen. Alleluia. Amen. Sapete, accomodatevi, scusate. Stasera parleremo di identità cristiana. O identità in Cristo. E lo spunto è proprio dal Vangelo di Matteo, al capitolo 5. E possiamo già preparare la Bibbia. Io non sono qui per predicare un pensiero mio, un'idea mia, un mio modo di pensare o vedere le cose, perché se vi presentassi o predicassi o dicessi o raccontassi qualcosa che è un mio pensiero, questo mio pensiero sarebbe come una martellata su un dito quando provi a piantare un chiodo, o sarebbe come un cadere, non so, in un contenitore pieno di fichi d'India. Io oggi ho raccolto i fichi d'India, mi sono rimaste le spine attaccate perché non ho usato i guanti. Una spina piccolissima produce un dolore incredibile, è vero? E a proposito di identità, io lavoro con gente che sono molto alte, no? Rispetto a me. Io sono alto 1,67, loro sono alti 1,90, chi oltre anche 2 metri, no? E lavoravo con questo capo che fece sistemare, ricordo, il bagno, no? E fece montare lo specchio. E quando fece montare lo specchio, lo fece montare alla sua altezza. E io, ogni volta che andavo in bagno e cercavo di specchiarmi per vedere un pochino la mattina come ero combinato, si vedeva solamente la fronte. Succedeva ogni volta che questo tizio faceva sistemare qualcosa, oltretutto di colore, per cui ancora più lanciato. Il Signore li ha fatti questi di colore un po' diversi da noi siciliani, eh? Ma ne abbiamo anche altri, giusto? Però chissà perché il vino buono sta sempre nelle botti piccole, è vero? E qui dovrebbe esplodere questo locale e tutti dire amen, grazie Signore, perché sono la botte che contiene il vino buono. Amen. Parlando di identità, io voglio, prima di leggere qualcosa dalla parola di Dio, perché arriveremo al clou di questo messaggio, che proprio riguarda la nostra identità in Cristo, no? L'identità cristiana. Voglio dire una cosa, sono degli appunti che ho preso e voglio leggervi e vi chiedo attenzione in questo. L'identità riguarda il modo in cui l'individuo considera e costruisce se stesso come membro di determinati gruppi sociali. Noi ci identifichiamo in una nazione, in una classe sociale, un livello culturale o etnia, genere, professione, eccetera. Il modo in cui ciascuno individuo si comporta, o si situa, o si posiziona, o si relaziona rispetto a se stesso e agli altri. Pensa all'identità. Pensa in questo momento a chi tu sei, cos'è che è accaduto nella tua vita. Pensa come ti senti in questo momento. Pensa alla tua identità. Comincia a pensare a chi sono io.
Il processo di formazione dell'identità si può distinguere in quattro componenti: identificazione, individuazione, imitazione, interiorizzazione. Ve li voglio leggere perché sono quattro pensieri, quattro appunti, non sono pensieri, sono appunti veri e propri, ma molto importanti. Identificazione: il soggetto si rifà alle figure rispetto alle quali si sente uguale. Identificazione, idem, dal latino, uguale. E con le quali condivide alcuni caratteri. L'identificazione produce il senso di appartenenza. Cominciamo a pensare alla nostra identificazione. Senso di appartenenza a un'entità collettiva definita come famiglia, patria, comunità locale, eccetera, eccetera. Individuazione. Il soggetto fa riferimento alle caratteristiche che lo distinguono dagli altri. Pensa alla tua identità. Identificazione. Il soggetto fa riferimento alle caratteristiche che lo distinguono dagli altri. Meglio di me non c'è nessuno. O peggio di me non ce ne sono. Sia dagli altri gruppi a cui non appartiene, e questo già implica un'esclusione, io sono completamente diverso da voi, quindi non riesco a socializzarmi, non riesco ad entrare e a far parte di voi, non riesco nemmeno ad intercalarmi. Perché? Perché io mi escludo da voi, perché io sono io. L'identificazione produce il senso di individuazione, giusto? Sia dagli altri membri del gruppo rispetto ai quali il soggetto si distingue per le proprie caratteristiche fisiche e morali e per una propria storia individuale, cioè la nostra vita, la nostra biografia, che è sua e di nessun altro. E qui facciamo una breve pausa parlando di individuazione. Poc'anzi dicevo: meglio di me non c'è nessuno, o peggio di me non c'è nessuno. Quindi è bene pensare in questo momento alla tua identità, perché la tua identità questa sera verrà stravolta da quello che dice la parola di Dio, verrà letteralmente capovolta da ciò che dice la parola di Dio e di chi realmente siamo noi in Cristo e come ci identifichiamo in Cristo. L'individuazione ci porta, abbiamo detto prima, ad un'esclusione. E l'esclusione o ci fa sentire meglio degli altri, oppure ci fa sentire talmente peggio degli altri che non abbiamo il coraggio nemmeno di guardarci in faccia. E lì incominciano a nascere dei problemi. Problemi di convivenza con se stesso. O problemi di orgoglio, di eccessivo narcisismo. Parlando di aspetto fisico, quanti conoscono Pirandello? Penso un bel po' conoscono Pirandello. E quanti lo leggono? Mia moglie è una lettrice, per cui io vado a colpo sicuro se mi riferisco a mia moglie. Mia figlia è altrettanto una lettrice. Pirandello ha scritto un libro, Uno, Nessuno, Centomila. Se qualcuno l'ha letto, visto qualcuno facendo con la testa, e lui cerca di trovare una identificazione, cerca di trovare questo personaggio che all'improvviso la moglie gli dice: ma guarda, hai il naso storto. Quindi badate bene a rivolgervi ai vostri mariti, a dire magari come sono riguardo all'aspetto fisico, no? E qua chi vi sta davanti, qualcuno avrebbe qualcosa da dire, no? Tranne mia moglie. E questo personaggio entra in crisi, incomincia a litigare con la moglie, comincia ad avere problemi di identità. E lì il libro, ecco perché è stato intitolato Uno, Nessuno, Centomila. Uno è lui, nessuno, non si vede bene, non si vede bello, e deve confrontarsi con 100.000 persone che la pensano in un modo diverso per lui, verso di lui. Dobbiamo cogliere il senso dell'identità, e ci arriveremo, e capire cosa significa fino ad arrivare all'apice dell'identità cristiana,
chi siamo realmente in Cristo Gesù. Sicuramente favole noi non ne raccontiamo, giusto? Perché le favole piace raccontarle ai bambini quando si addormentano. Amen. Raccontiamo le favole, io non so quanti, io mi ricordo, no? Che mia madre mi raccontava le favole, eh? Ma c'era una favola che non sopportavo, ed era quella di Cappuccetto Rosso, perché poi c'era il lupo cattivo, e quel lupo cattivo mi faceva paura. Quindi dobbiamo stare attenti, no? Magari te la inventi una favola, come qualcuno fa, giusto? La favola della formica, c'è una favoletta inventata sulla formica, no? O incominci a leggergli qualcosa, o incominci a raccontargli qualche storia di Gesù per farla addormentare bene. Dobbiamo stare attenti un po' come parliamo con i nostri figli, come ci porgiamo anche con le nostre mogli o con i nostri mariti. Antonio ha avuto una parola vera, ed è vero, perché il diavolo leggiamo che viene per ammazzare e distruggere, e una delle cose a cui piace il diavolo, a cui piace fare danno, è proprio la famiglia. Ed è vero, a volte anche tra credenti, nelle famiglie cristiane, scoppiano delle liti incredibili, ci sono discussioni che devono essere riparate, e lì solamente Dio, se può intervenire, solo Dio. Ripeto, se può intervenire, perché a volte Dio non può intervenire perché non lo si fa intervenire. Abbiamo bisogno di capire chi siamo e qual è la nostra identità in Cristo Gesù, perché ci perdiamo dietro a tanti discorsi. È vero, non c'è tempo, il tempo pare che ci viene tolto in questi momenti, è come se il tempo ci viene rubato e non abbiamo tempo per il Signore. Abbiamo tempo per un miliardo di cose, ma non abbiamo tempo da dedicare a Dio. O quando riceviamo una telefonata, questa è una cosa che io ho detto e ho ripetuto diverse volte, appena riceviamo una telefonata da un fratello, da una sorella per sapere come stai, scusami, ho da fare, devo chiudere, sai, ho un sacco di cose da fare. Non abbiamo il tempo da dedicare a Dio. L'altra mattina io e mia moglie eravamo sul lettere, eravamo proprio dove c'è il rifugio Sapienza, ed eravamo in questo locale, messi fuori, mangiavamo qualcosa, e ho notato questa famiglia, marito, moglie e due figli, ed erano tutti così, tutti e quattro così, col cellulare in mano. Arriva il cameriere e dice: cosa porto per i cellulari? Erano lì. È arrivato il cameriere, hanno ordinato e continuavano a chattare o a comunicare, a messaggiare. Io vi dirò qualcosa stasera, che la nostra identità ci porta a dover prendere questi cellulari, metterli sotto i piedi e schiacciarli, possibilmente passarci sopra con una bella macchina pesante, un bel mezzo pesante. E mentre mangiavano, e io li guardavo, e mentre mangiavano, erano lì che mangiavano. No? Ti cancello come amico, non mi servi più. Pam! Cancellato. Perché mi hai cancellato? Perché tu ti sei comportato male. Ma quando, se non ci siamo visti, è più di 4 anni che non ci vediamo? Sì, ma al telefono mi hai detto una parola che non mi dovevi dire. C'è una pazzia che ruota attorno a noi. C'è una società che è completamente pazza e cerca di deviare anche la mente nostra, al punto tale che non abbiamo tempo per le cose di Dio, ma abbiamo tempo per uscire fuori quel mega spaziale cellulare, no? Io li vivo queste cose perché li sento. Io avrò l'iPhone 6 e tu no, no? Le liti tra i figli, no? Mentre si mangia. Mi ci parto, io avrò l'iPhone 8 più 1. Che non esiste, ma lo faranno. Si sa qua lo fa, 8 più 1. Può darsi che lo fa, qualche inventore elettronico pazzesco, no? E questi quattro al cellulare erano, con il cellulare nelle mani hanno mangiato,
padre, moglie, mamma, figlio, figlio, e col cellulare hanno finito. È assurdo, è assurdo. Si perde la propria identità, si perde tutto e ci dimentichiamo chi siamo, quel valore che l'uomo ha in quanto creatura di Dio e quanto importante diventa quando diventa figlio di Dio. Imitazione. L'imitazione è intesa come attività di riproduzione conscia e inconscia. E qui faremo un'altra piccola pausa, ora passeremo a Matteo 5. Di modelli comportamentali. L'individuo si muove in maniera differente all'interno della società a seconda del contesto sociale in cui si trova. Andiamo avanti e poi facciamo la pausa su imitazione. Interiorizzazione. Permette al soggetto di creare un'immagine ben precisa di sé, grazie all'importanza che hanno i giudizi, gli atteggiamenti, i valori e i comportamenti degli altri su noi stessi. Parliamo un attimo di imitazione, fateci caso. Se tu vai in Sicilia stesso, vai a Palermo per motivi di lavoro, devi stare lì qualche anno, torni, non parli più con l'accento catanese, ma parli con l'accento palermitano. Stavo pensando di imitarlo, ma non mi sta venendo niente. Vai a Milano e torni, non so se qui ci sono persone di Milano o che lavorano a Milano, e torni dopo qualche anno con l'accento di Milano. Ma la cosa assurda è, vai in America, per dire, parli benissimo l'inglese, tu italiano, torni e non ti ricordi più l'italiano. Ma vedi dove te devi andare. E no? È successo? Io ho colleghi che mi chiamano italiani e mi devono parlare in inglese. Gli faccio, ma perché non parli in italiano? Ah, non mi ricordo bene come si parla l'italiano. Ed è assurdo, ma è così. Ed è un fatto umano. È un fatto proprio fisiologico nostro. Noi imitiamo, prendiamo e diventiamo quasi quasi l'immagine di quella cosa là. Andremo a scoprire una cosa bella, chi siamo in Cristo. Interiorizzazione invece è quando ci si forma e anche lì si deve stare molto attenti. A volte ci sono quei modi di dire, io sono fatto così, te ne puoi andare. Io le cose le devo dire in faccia. E tu distruggi una persona e crei un danno quasi irreversibile. Io sono fatto così, quell'io sono fatto così, ha tanto di orgoglio che non permette a Dio di lavorare nella tua vita. Non ci posso fare niente, io sono fatto così. Ed è un grave errore, soprattutto per il cristiano. Quando tu sei in un ambiente di lavoro, e ora mi riferisco a te cristiano, mi riferisco a te credente, parlando anche di me, quando siamo in un ambiente di lavoro, noi quell'ambiente di lavoro lo possiamo condire. Cominciamo ad entrare nel messaggio. Lo possiamo illuminare. Lo possiamo addolcire, possiamo essere un collante. Quando siamo in comunità e siamo tra fratelli, dobbiamo creare questo tipo di atmosfera. Scoppiano lite, ah, basta. Litigare, fatti una risata. La Bibbia dice che l'amore è forte quanto la morte, e la Bibbia dice che l'amore copre moltitudine di peccato, e se lo dice la parola di Dio è così. Amen. E questo è il vero cristiano, questo è ciò che il cristiano deve comprendere, chi siamo noi in Cristo. Andiamo a leggere Matteo 5 versetto 13. Io gli appunti li ho presi grandi, però la Bibbia non l'ho potuta allargare, vedo male. E dice così, versetto 13, ma voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli
si renderà il sapore. A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Leggiamo il versetto 1 e il versetto 2 del capitolo 5. Ed egli, Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e come fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava. Parliamo un attimo del sale. Il sale, dal greco, halos, non è altro che, come sostanza, cloruro di sodio, ok? Esiste anche la cosiddetta aloterapia, da halos, cioè sale, utile per la respirazione in soggetti allergici e non, per la cura della pelle. Il sale, halos, ha effetti curativi. Cosa succede quindi? Perché Gesù ci chiama sale della terra? Il sale non serve solo a quello che abbiamo appena letto, no? Non ha questa funzione solo terapeutica, ma anche la funzione di condire, giusto? Tutti lo sappiamo questo. Ha la funzione di dare sapore. E se Gesù ti chiama sale, a maggior ragione in questo tempo, tu hai una funzione importante. Se Gesù ti chiama sale in questo tempo, tu hai una missione importante, che sia all'interno della tua famiglia, che sia nel posto di lavoro dove tu sei, che sia all'interno della comunità dove tu frequenti, il Signore ti chiama ad essere sale. Ed è un ruolo importante essere sale, perché essendo sale tu non fai altro che assaporare, non fai altro che dare sapore, non assaporare, ma dare sapore lì dove ci sono degli screzi, là dove ci sono delle situazioni, delle circostanze non buone, là dove ci sono degli attriti, là dove c'è qualcosa che non va. Il sale deriva anche dalla sapienza. Ricordatevi Salomone cosa fece. Salomone, di fronte a un popolo incredibile, disse: Signore, io non ti chiedo ricchezze, ti chiedo sapienza e intelligenza. E Dio si rivolge a Salomone e gli dice: bene, tu non hai chiesto ricchezze, hai chiesto sapienza e intelligenza, così sia, io te la darò. E non solo, a questo aggiungerò anche ricchezze e beni, al punto tale, dice la Bibbia, che Salomone, voi ci pensate quanto era ricco quest'uomo. Ma il sale è molto importante, perché aiuta a sistemare tante cose. A Catania c'è il detto: chi ha più sale condisce la minestra. Io ve l'ho tradotto in italiano, non fa effetto come si dice in siciliano nostro, eh? Quavi più sale conza minescia, giusto? Ecco, così piace di più, perché è vero, anziché litigare e anziché creare delle situazioni di litigio tra marito e moglie, tra genitori e figli, o per strada, quando si è per strada, quanti qua dentro sono provocati quando camminano per strada, no? Quanti gli si viene tagliata la strada e viene la voglia di dirgliene chissà quante, ma in quel momento interviene quella parola che Gesù ha dato alla tua vita: tu sei sale, e come sale devi saper comportarti, e come sale devi sapere chi sei tu. Andiamo alla luce. È vero che quando si cammina per strada si è molto provocati, eh? Io ne so qualcosa. Quando si cammina per strada c'è qualcuno che non rispetta, magari non rispetta lo stop, non rispetta la tua mano, no? Ti viene di rincorrere, di dirgliene quattro, eh? Invece che bello farlo passare. Mia moglie fa sempre così: facciamolo passare, vuoi passare? Passa. Eh?
Non fare mai. C'è una battuta. C'era uno a Napoli che aveva appena preso la patente, no? Stava facendo gli esami di guida. Ma gli esami di guida, e al semaforo verde si fermava. E come si chiama quello che gli insegnava la guida? Come si chiama? L'istruttore. Io sono lì, ma che stai facendo? No, no, dice, non si sa mai, passa mio fratello. No, così no. Gesù ci chiama non solo sale, ma voi siete, al versetto 14, la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Parliamo un attimo di luce. Qual è la tua identità? Chi sono io? Ci sono centinaia di versetti nella Bibbia che ti danno un'identità che il mondo non ti dà. Ti danno un'identità che il cellulare, tutti i soldi, le gipponi, perché oggi si vedono SUV da tutte le parti, no? E facciamo così, mezza tre occhi di lui a camminare con la macchina spasciata che manco se muove. E io devo camminare con questo scattiolo che per superarlo ci devo stare, non so, se non si ferma riesco a superarlo. Ma se non si ferma, e vediamo tutti questi SUV, vediamo tutte queste cose incredibili. Io ho un problema, e sono i manichini il mio problema, perché quando io vado a vedere un paio di pantaloni, una camicia, e ci fosse un manichino che fosse come me, o alto quanto me, o che avesse le mie sembianze, meno male che gli tolgono la testa ogni tanto, e la staccano così, dice, vabbè, non ti preoccupare. Perché abbiamo questo continuo confronto, cercare di scoprire chi siamo noi, ma stasera lo dobbiamo scoprire chi siamo in Cristo. E Gesù ti dice, tu sei il sale, tu sei luce. E parlando di luce, il termine luce sta ad indicare la fonte della luce. Cosa sei tu? Alleluia! La fonte della luce, lo splendore che appartiene ad un oggetto, a qualcosa, a qualcuno. Dal greco, bellissimo, come abbiamo appena letto, fos, fotos, luce. Sentite qua, noi da questa luce che ognuno di noi è, prende un'identità e diventiamo un linguaggio visivo di comunicazione. Ve lo ripeto, da questa luce noi prendiamo un'identità. E tu che credi di essere nessuno, tu che pensi di essere nessuna, o di non servire tanto, o di non avere grandi capacità, o di pensare, ma Signore, sono anni che io ti prego, parlate con me. Io sono anni che prego per le stesse cose. Sono anni di preghiera che prego per determinate cose. So che Dio me li darà. So che Dio me li darà. E se non me li darà al prossimo mio, che sono i miei figli. Se Dio non me li darà, non importa, ma io prego per quella cosa perché ho una certezza nella mia vita. E tu sei fos, tu sei fotos, tu sei luce, tu sei splendore, alleluia, tu sei splendore, tu sei un linguaggio visivo, le persone ti guardano, ma che hai? Ma sei diverso? Sicuramente mi è capitata questa cosa. Io ho fatto un'esperienza col Signore, ero molto ragazzo, ero giovanissimo. E quando andavo a scuola me ne andavo con la Bibbia, mi aprivo la Bibbia e tutti si mettevano attorno. E poi gli insulti che avevo, povero piccerito, mi insultavo. Ma oggi ci vediamo anche in giro, in paese.
e mi dicevano: ma che ti è successo? Mi guardavano negli occhi: che ti è successo? Sei diverso. Vi ricordate Pietro e Giovanni? Che si aspettava l'elemosina. E Pietro lo guarda. E quello incomincia ad aprire gli occhi. Incomincia a vedere qualcosa di straordinario negli occhi di quest'uomini. Incomincia a vedere quel fotos, quello splendore, quella luce che era stata trasmessa a loro. Incominciano a vedere l'identità che avevano questi uomini. E quell'uomo ha desiderato più di ogni altra cosa prendere e ricevere quell'identità che avevano Pietro e Giovanni in quel momento. E ben hanno fatto Pietro e Giovanni dicendo: guarda noi. E quello li guardava così: mizzica, troppo belli siete. Guarda noi, non abbiamo né oro né argento. Se la mia identità sta in un cellulare pazzesco, pam, apro le porte col cellulare perché oggi si parla di questo. Pam, inserisco l'allarme, pam, mi vedo il ladro dentro casa, pam, gli sparo al ladro. Se questa è la nostra identità, non abbiamo capito nulla del Signore. E quel mendicante era là che gli diceva: dammi qualcosa. E Pietro e Giovanni fecero una grande dichiarazione: guarda noi, stiamo andando a lodare Dio, stiamo andando a cercare la potenza e l'unzione di Dio, guarda noi. E in quel momento gli occhi si sono aperti di quell'uomo e hanno iniziato a vedere splendore, hanno iniziato a vedere il fotos, la luce, hanno iniziato a vedere qualcosa di glorioso che usciva e brillava e splendeva dagli occhi di questi due uomini, al punto tale di dirgli: oro e argento non ne abbiamo, ma ciò che abbiamo te lo diamo. Ti do quel fotos, ti do quella luce, ti trasmetto quella potenza nel nome di Gesù. Alzati, alleluia, alzati e cammina. E voi sapete la storia: quell'uomo entrò lodando, entrò nella casa dell'Eterno saltando, correndo e gioendo, e lodava Dio per il miracolo che era accaduto. Chi sei tu in Cristo? Un cellulare? E che se ne fa del cellulare? E che se ne fa? Signore ci manda i messaggi, Signore chissà quanti amici ha il Signore su Facebook, quanti ne avrà? Un mondo intero, no? Pam, Francesco, cancellato, perché hai peccato? Ma Signore, hai peccato? La nostra vita è così? Pam, iPhone 8 più 1, accenditi, resta fermo così, dimmi chi ha chiamato, salgorizza. Rispondi, cosa? Fai tu. È incredibile. Chi sei tu in Cristo? La prima cosa che mi viene di pensare, di dire: io oggi sono una nuova creatura, amen. E le cose vecchie sono passate, amen. Ecco, tutto è diventato come? Come? Nuovo. E allora perché ogni tanto l'uomo vecchio esce fuori? Ma se è vecchio, se tutto è diventato nuovo, il vecchio deve essere morto, no? Se non è morto, sparagli, ma non ti sparare tu. Distruggilo. Quello ogni tanto l'uomo vecchio si risveglia. Ogni tanto quell'uomo che c'è in me si risveglia ed esce fuori, bah! E incomincia a fare danno. Sono un figlio di Dio. Ora leggeremo alcuni versetti e vi porto sicuramente verso la fine di questo messaggio. Giovanni 1,12, tutti conosciamo molto bene questo versetto, ma ci fa bene ricordarcelo. Sono un figlio di Dio. E dice così Giovanni 1,12. Undici, egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto ha dato
l'autorità, il diritto, ha dato di diventare il privilegio di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Allora non possiamo vendere il Vangelo. Cari nel Signore, il Vangelo non va venduto a buon mercato. Il Vangelo non va venduto così, sai, non ti preoccupare. Una volta salvato, sempre salvato. Sono fesserie. Non è così che funziona. Vuoi essere salvato? Vuoi diventare un figliolo di Dio? Devi conoscere Gesù. Devi accettare Gesù. Lo devi conoscere. Devi sapere che Lui è il Figlio di Dio e lo devi accettare come tale. Per ricevere un'identità cristiana, un'identità in Cristo. Devi sapere che tu sei un figlio di Dio. E la ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Gesù. E quindi ha difficoltà a guardare noi e a dire: chi sei tu? Io quando dico, sapete, perché oggi si misurano molto le parole, oggi quando si cerca di parlare del Signore, si cerca un pochino di trovare il modo, no? Perché dipende dall'ambiente dove siamo, ci sono situazioni e circostanze dove, è vero, sto parlando seriamente, ci sono situazioni dove tu non ti puoi lanciare, no? Devi stare attento. Attento non che ti prendino a pietrate, che ti lapidino o che ti insultino, perché alla fine quello serve a poco, no? Ma per far capire e far sì che quello che tu stai dicendo possa essere compreso. E io, trovandomi in una situazione del genere, erano diverse persone, ho detto solo una cosa: la mia vita è cambiata da quando io ho letto la Bibbia. Anche una persona mi dice: possiamo andare fuori a parlare? Ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta il Signore. E lì hai potuto parlare. Io da quando leggo la Bibbia, la mia vita è cambiata. Possiamo andare fuori? Da quanto tempo è che leggi la Bibbia? E la leggo e continuo a leggerla. E per me è un cibo quotidiano. E quel cibo mi porta a capire chi sono io. E mi fa scoprire la mia identità in Cristo Gesù. Fotos, splendore, luce, alleluia, che gli altri devono vedere. No, tu, quando ti guardi allo specchio, come ti vedi? Non me lo dire. Quando ti guardi allo specchio, come ti vedi? Una volta una persona disse una cosa terribile, e non vi scherzo. Cioè, io quando mi guardo allo specchio vedo demoni. Vero Paola, ti ricordi? E hai detto: sorella, non è che per caso hai bisogno di liberazione? Preghiamo per te! Tu quando ti guardi allo specchio, non dico la mattina, che quando ci guardiamo allo specchio la mattina ci vuole un make up di quello pazzesco, è vero? Io non mi guardo, io mi metto sotto la doccia, prego, poi mi metto sotto la doccia, chiuso, e apro l'acqua e comincio a buttarmi shampoo, bagno schiuma, ora sarà un po' diverso. Alleluia! La tua identità qual è? La tua identità in Cristo Gesù è qui, è nella sua parola, è lì che devi scoprirla, non in un tablet, non nelle connessioni potenti che tu hai, non in cose pazzesche che tu hai. Se vogliamo parlare di problemi questa sera, i problemi che ci sono in questa società, dal primo all'ultimo, possiamo stare qui una settimana intera, ognuno di noi direbbe qualcosa. Tutti noi siamo preoccupati perché potrebbe scoppiare una terza guerra mondiale. È già scoppiata la terza guerra mondiale. Che non si chiama terza guerra mondiale. È una guerra economica. È una guerra allucinante. Avete sentito Salvo, e ben ha pregato Salvo, perché sa di cosa sta parlando. È una guerra economica. Ed è una guerra tutta fatta di elettronica. Non vi preoccupate, nessuno di voi partirà col fucile, nessuno di noi partirà col fucile, perché se io dovessi partire col fucile a fare la guerra non saprei nemmeno come sparare. Farei cilecca. Io ho fatto il militare
e ne sono anche orgoglioso di averlo fatto. Ma ero un bambino, un piccirillo, 19 anni, che dovevo fare? No? Allora c'è stato il tenente che fa: Marino, si butti là e spari! Come? Lui ce l'aveva fatto vedere, no? Allora dovevo sparare con l'MG, non so quanti hanno fatto il militare qui e sanno di cosa sto parlando, no? L'MG, dove c'era quello lì che serviva, io messo lì per terra. Appena tocco quell'MG, io ero tanto magrissimo, una piuma, appena mi butto per terra, mi butto per terra. E tocco quell'MG, comincio a fare tu, 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 tu. E quello che serviva appresso a me, che c'erano tutti i proiettili lì che sparavano, e il tenente, non vi dico cosa mi ha detto perché non ve lo posso dire. Ma la guerra oggi è elettronica, un pulsantino e parte un drone, parte questo drone senza pilota e viene passato da uno stato all'altro, c'è il passaggio militare, da una base ad un'altra viene fatto il passaggio, te lo passo a te elettronicamente mentre è in volo, pam pam. È un sistema come il videogame, come i giochi elettronici. Nessuno di noi deve partire in guerra, ma ognuno di noi dobbiamo capire chi siamo in Cristo Gesù per poter resistere e rimanere fermi. Alleluia. Sono un amico di Gesù, Giovanni 15:15, andiamo più veloci. Giovanni 15:15 dice così: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Romani 6:18: sono un servitore della giustizia. Sentite qua, bellissimo. Sono dei punti cardini, sono dei punti fermi per la nostra vita, per scoprire chi siamo noi in Cristo e quale è la nostra identità. Romani 6:18. Alleluia. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Qual è la tua identità? Tu sei quel fotos, quello splendore, quella luce. Non sei più peccato. Se sei peccato, devi correggere la tua vita. Se vivi nel peccato, devi sistemarla stasera. Devi sistemarla la tua vita. Se vuoi servire Dio, se vuoi trovare una tua identità nel Signore, se vuoi trovare una tua identità in Cristo Gesù. Ma la Bibbia ti dice questo: tu sei questo. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Alleluia. Sono tanti versetti, ma molto importanti, e sono solo una parte. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo cosa? Abba Padre. Galati 3:26. Alleluia. Galati 3:26. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Perché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non vi è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete in Cristo Gesù, siete dunque progenie di Abramo e eredi secondo la promessa. Galati 4:6, stiamo finendo, ve lo prometto. Dice così: ora perché voi siete figli di Dio, ha dato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Alleluia. Abba o Abba?
che vuol dire papà. Qual è la tua identità in Cristo? Tu sei il fotos? Tu sei la luce, sei lo splendore? Alleluia. Chi è al pianoforte? Come si chiama, Luca? Domenico. Domenico? Puoi venire al pianoforte, per favore? Tu sei il fotos, sei la luce. Hai ricevuto uno spirito meraviglioso, che è lo spirito di Dio nella tua vita, che grida Abba. Abba, usato in ambito giudaico, antico, per rivolgersi al padre. Nella sinagoga si pregava a Dio dicendo Abino, che vuol dire Padre nostro, Abba o Abba, vuol dire intima comunione col Padre. Qual è la tua identità in Cristo? Alleluia. Se hai perso di vista qualcosa, se questo periodo è troppo difficile, e se lo chiami troppo difficile, diventerà veramente difficile per la tua vita. Ma se non lo chiami per niente, e cominci a scoprire qual è la tua identità in Cristo Gesù, tu incominci a cambiare le circostanze negative che sono attorno alla tua vita. E incominci a scoprire Abba. Abino, Padre nostro, tu sei il tempio di Dio, sei il tempio dello Spirito Santo. Tu sei una nuova creatura che ha bisogno di riconciliarsi con Dio. Tu sei un nemico del diavolo, perché se c'è qualcuno che è amico del diavolo, raddrizza bene le orecchie, caro mio, tu non sei a posto. La tua identità in Cristo Gesù è: tu sei un nemico del diavolo, tu non sei amico del diavolo, tu sei un nemico del diavolo. Il diavolo ti è sottomesso. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il tuo vicino di casa, il tuo datore di lavoro, tuo padre, tua madre, tua suocera. Perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa accarezzare, no? Cercando chi possa divorare. La Bibbia dice che il leone di Giuda è dentro di noi, giusto? Amen. Quindi se lui ruggisce, il leone di Giuda cosa fa? Non miagola,
Assolutamente no. Il diavolo ruggisce e probabilmente fa sentire ogni tanto la sua voce. Ma tu sai che è un nemico tuo e sai come lo devi trattare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza, sparsa per il mondo. Tu sei il Fotos, tu sei la luce, tu sei lo splendore. Alleluia. Tu hai un'identità in Cristo Gesù che è proprio quella che ci è stata comunicata dalla sua parola. Il diavolo è un nemico, deve essere nemico tuo. Se te lo porti a braccetto, raddrizza bene le orecchie, caro mio, cara mia, stai sbagliando. E chiudo con un versetto in Colossesi, capitolo 3. Alleluia. Tu sei un'espressione vivente della vita di Cristo Gesù. Perché? Perché Gesù Cristo è la tua vita. Versetto 4 del capitolo 3 dice così: quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Alzatevi in piedi. In gloria. Tu sei il Fotos, tu sei la luce, tu sei lo splendore. Alleluia.